buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un'uscita molto tranquilla, poco organizzata, ma soprattutto presa molto alla leggera. Stamattina ho deciso che veniva con me Barney, che adesso è un po' distratto dai rumori del bosco. Era tanto che non facevo un'uscita da solo con lui, allora ho detto vabbè, intanto che oggi non ho nulla di programmato, perché non farci una bella passeggiata insieme. Come dicevo, un'uscita poco organizzata, mi ero messo ieri sera a guardare quale sentiero fare, ma non riuscivo a decidermi, allora sono andato un po' a sentimento. L'unica cosa che volevo fare era venire un po' in quota, perché questa settimana ho visto gente che ha incontrato un po' di nebbia, in realtà un po' di nuvole basse, che in questo istante stanno saltando fuori. Forse vedete qualcosa dietro di me, però in realtà non ho grandissime aspettative, è proprio un'uscita rilassante. Però in macchina, venendo in qua, mi è venuta in mente una cosa, o almeno un argomento di cui parlarvi. Ve ne racconto meglio più tardi. Ho dimenticato quanto era difficile filmare con Barney, che non vuole stare fermo e devo cercare di evitare che si leghi ovunque. Vediamo quanto tempo ho per introdurvi almeno all'argomento di oggi. Volevo parlarvi di alcuni errori che potrebbero essere banali, ma che magari se ve li dico la prossima volta ci state attenti e non fate come me e riuscite a evitarli. Sono tutte piccole cose e anche facilmente evitabili, però chissà perché capitano. I primi due errori potrebbero capitare a chi fotografa saltuariamente, ma non è escluso che succeda a chi fotografa più frequentemente. Il primo, e forse anche il più banale, è dimenticarsi di caricare le batterie, o addirittura dimenticarsi le batterie a casa. Confermo, mi è successo. Il dimenticarsi di caricare le batterie con le macchine moderne, diciamo che si è un po' risolto questo problema, perché ora si possono caricare tramite USB, quindi basta ricordarsi di portare un battery bank proprio in caso di emergenza, così se si è dimenticato di caricarle prima di partire si può fare magari all'inizio dell'escursione o in macchina arrivando verso la destinazione. Mentre dimenticarsele le batterie purtroppo non ha una soluzione. Alcune macchine funzionano con la batteria scarica inserita dentro, alimentata con la presa USB. Però senza batteria non sono sicuro che ce ne siano. Siamo in movimento che Barney non riusciva più a stare fermo, quindi se sentite che è un po' di fiatone sapete perché. Il secondo errore, che è altrettanto banale, è dimenticarsi le memorie, le SD o le CF Express, quelle che avete nelle macchine fotografiche, a casa. Per fortuna a me non è ancora capitato, anche se ho rischiato una volta o due, e quello non ha rimedio, perché comunque le macchine non hanno nessuna memoria interna e si affidano esclusivamente alle memorie esterne. Quindi se siete con qualcuno, magari fatevi prestare una memoria se è compatibile con la vostra macchina, se no non c'è niente da fare. Purtroppo è anche facile capire come possa succedere, soprattutto per chi non fotografa frequentemente. Magari
La macchina sta ferma diverso tempo, si decide di scaricare le foto, si scaricano, ma la memoria rimane collegata al computer o magari si appoggia da qualche parte, non si mette subito nella macchina dopo averle scaricate o nella custodia all'interno della borsa. Il terzo errore, parzialmente legato al precedente, è magari ricordarsi le memorie, ma ci si dimentica di svuotarle prima di fare un'uscita. Magari dentro quella memoria lì c'erano tutte le foto, i video dell'ultimo viaggio, magari una decina di giorni lontano da casa dove si è fotografato dalla mattina alla sera. La prima escursione anche dietro casa si ha la memoria piena e si è bloccati, non ci si può fare niente. Questa cosa per fortuna a me non è mai capitata, però mi porto sempre dietro delle memorie extra. Magari vecchie memorie, basta che siano compatibili con la macchina, proprio come emergenza, sia nel caso mi dimenticassi di svuotare la memoria, ma anche nel caso in cui avessi bisogno di fare qualche foto in più rispetto alle memorie a disposizione. La pausa pranzo, intanto che torniamo verso la macchina. Foto, come immaginavo, ne ho fatte ben poche, un po' perché non sono per scelta uscito dal sentiero, perché con Barney preferisco non farlo, e in parte anche perché non ci sono delle gran condizioni di luce. Stamattina, come avrete visto, c'era qualche nuvola bassa, ma è durato veramente pochissimo e era in posti dove non ne valeva la pena. Però qualche foto a Barney l'ho fatta e sicuramente l'avrete vista negli intermezzi. Ho anche trovato alcuni posti interessanti per una prossima volta. Continuando l'elenco degli errori che possono capitare per le uscite fotografiche, sicuramente mi viene in mente la valutazione della corretta attrezzatura da portarsi dietro. È vero che uno potrebbe portarsi dietro tutta l'attrezzatura a disposizione, ma in alcuni casi si avrebbero degli zaini intrasportabili. Per esempio, oggi ho deciso di lasciare a casa il teleobiettivo perché sapevo di essere in una zona di bosco o comunque non spazi troppo aperti e quasi sicuramente non mi sarebbe servito, sarebbe stato un peso in più. Diciamo che ho preferito portarmi una bottiglia d'acqua in più che un teleobiettivo. Tra l'attrezzatura che a volte si sbaglia di più a valutare se portarla o meno è il treppiede. Se si fa un'uscita fotografica paesaggistica, è quasi d'obbligo portarsi dietro un treppiede a meno che proprio non ci siano problemi di peso o di spazio. Normalmente io consiglio sempre di portarne uno, anche se piccolo e leggero, limitato quanto volete, però può sempre tornare utile, anche soltanto per fermarsi a fare una foto nel bosco o per fare una foto di gruppo se si sta facendo trekking. Giusto per farvi un esempio, nel mio primo viaggio che ho fatto in Irlanda, era un viaggio di vacanza, non era un viaggio fotografico, mi ero portato uno di quei micro treppiedi che l'altezza massima è 40-50 cm, che
tutto ripiegabile, lo infilavo in qualsiasi zaino e non occupava per niente spazio, però è stato veramente utile sia per fare qualche foto paesaggistica quando potevo, ma anche per fare le foto del viaggio. Prendo l'occasione per chi mi segue anche su altri canali o chi mi vuole seguire su altri canali, che oltre a Facebook e Instagram ho aperto un nuovo profilo su Vero, che è probabilmente lo conoscete, se non lo conoscete andate a darci un'occhiata. È un nuovo social un po' più incentrato sugli artisti. Ci sono moltissimi fotografi che si stanno spostando su questo social, mi potete trovare sempre come Andrea Correale. Tra i vantaggi di questo social rispetto agli altri è che si possono avere fotografie di risoluzione maggiore e si possono anche girare sullo smartphone o sul tablet, oltre ad avere anche un'applicazione su desktop che comunque non è male per poter vedere le immagini più grandi possibili. Se non l'avete mai visto, fateci un giro, vi lascio comunque il link qui sotto del mio profilo. La seconda novità è che è online il mio sito dove pubblicherò nel mio portfolio tutte le mie foto preferite, anche quelle che non ho fatto su YouTube, quindi andate a farci un salto. C'è anche una sezione blog dove pubblicherò degli articoli che penso vengano meglio scritti che registrati per YouTube e una sezione contatti se avete qualsiasi necessità. Se volete darci un'occhiata, vi lascio il link qui sotto. L'ultimo errore di cui vi volevo parlare oggi e che sicuramente è capitato a molti sono le impostazioni della macchina. Purtroppo arrivare su un posto, voler fare uno scatto, si prende la macchina, si fa la foto e poi ci si accorge che c'erano delle impostazioni completamente sbagliate. Dalle più gravi che potrebbero essere aver avuto la macchina impostata in JPEG rispetto in RAW, magari era attiva la riduzione delle vibrazioni quando si voleva fare uno scatto su treppiede, o addirittura erano attivi gli ISO automatici, quindi per fare uno scatto al crepuscolo la macchina in automatico ha sparato gli ISO a 6400, 8000, 10000 e ovviamente la foto è rovinata. In questo caso la tecnologia ci viene solo parzialmente in aiuto con le preimpostazioni. Le macchine più avanzate ne hanno 2, 3 o addirittura 5 che servono appunto per richiamare delle impostazioni che ha già prefissato l'utente. Magari si dividono per fotografia paesaggistica, per fotografia alle persone o agli animali. Però in realtà vengono richiamate solo alcune impostazioni, non tutte, e quindi l'unica vera soluzione a questo problema, a questo errore, cioè Barney che mi sta tirando giù il treppiede, l'unica soluzione a questo errore è stare attenti, fermarsi un minuto a guardare tutte le impostazioni, soprattutto quelle più importanti, quelle che non si possono rimediare in post-produzione, e poi fare lo scatto, altrimenti c'è il rischio di fare una foto che poi andrà buttata. Questi sono solo alcuni degli errori che possono succedere durante le uscite fotografiche, ne ho parecchi altri da raccontarvi se volete. Adesso noi ci incamminiamo, che la macchina è ancora abbastanza lontana. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace, seguite il canale per i prossimi contenuti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!